innanzitutto ringraziare i cittadini di Monserrato che sono venuti qua oggi per questa grande, grande, grande conquista. Perché ha detto bene l'assessore Masala e dice bene il sindaco, è frutto di grande lavoro, di sinergia, di un'intenzione politica che è stata forte. Di questo ringrazio il sindaco che mi ha sempre supportato anche nei momenti di sconforto, perché come dice bene l'assessore Masa non è stato facile per niente, era una struttura pronta ma di pronto non c'era niente, questo è proprio vero. Abbiamo lavorato bene, ringrazio in maniera particolare il caposettore dei servizi sociali Antonello Madau, il dottor Madau, che si è prodigato in ogni modo per aiutarci a portare a termine questo bel traguardo. Ringrazio, e non in ordine, ma proprio di cuore, le educatrici, la responsabile dell'asilo nido e anche il signor Franco Moi, che si sono prodigati ogni giorno. Senza timore di lavorare troppo per rendere questo asilo accogliente e pronto per accogliere i bambini martedì. Quindi non è vero che nessuno ancora entrerà, entreremo tutti nell'asilo martedì. Grazie. Ringrazio comunque anche tutti i consiglieri qui presenti, Alessio Locci, il Presidente del Consiglio Pier Giorgio Massilda, la Vice Sindaco Maristella Lecca, il consigliere Ignazio Tiru, che comunque sia continua, Emanuela Stara come assessore, e l'assessore Azzunis, il nostro assessore all'urbanistica, che comunque hanno continuato anche da quando sono dimissionario a lavorare nell'interesse dei cittadini di Monserrato, a differenza di chi in realtà dei cittadini di Monserrato non gliene frega niente.